Grazie, bene, eh, buonasera a tutti, benvenuti a questa proposta eh, del Minimum. Eh, penso tutti sappiate che Minimus sta per eh, mini museo ma anche per mini munari. Quindi davvero un'occasione eh, splendida, eccezionale. Quando eh, ci siamo incontrati con. Eh, con chi ci ha proposto questa mostra che metteva in relazione un artista a un altro artista. Io a questo punto davvero non direi nient'altro e inviterei il figlio di Mario De Donà, quindi Marco De Donà, a venire qui con noi. Come vedete, pensavo non ci fossero posti a sedere. E quindi si è premunito. E quindi gli passo la parola così vi racconterà qualcosa di più particolare. Sentiremo poi, ma sicuramente dell'uomo e dell'artista, grazie Ferruccia. Non sospettavo che il Minimu avesse delle seggiole, o sedie, come dite voi, ma questa è la. Sedia Sgabello originale di Eronda, di mio padre, che abbiamo conservato nel suo studio e che questa sera abbiamo portato qui. Buonasera, io sono qui per raccontarvi una storia. Mio padre, eh, quello più giovane vicino a Bruno Munari, eh, nacque nel 1924. Si formò a Venezia all'Istituto d'Arte dei Carmini ed erano quegli ultimi anni di guerra, insomma anni molto difficili. Comunque superò tutto il percorso e nell'immediato dopoguerra eh, si diplomò, eh, fece il Magistero d'Arte e diventò Maestro d'Arte. E iniziò a lavorare subito. Iniziò a lavorare a Belluno, che è la sua città diciamo, di origine, e eh, in un momento molto particolare, no? siamo agli inizi degli anni 50, ci si vuole lasciare la guerra alle spalle, si cerca un nuovo benessere, e tra questi benesseri c'è anche l'arrivo di nuovi merci, si aprono nuovi negozi e questi negozi vogliono essere arredati bene e mio padre si propone e diventa, adesso leader in discorso magari una parola grossa, però diventa un professionista di riferimento per questo tipo di attività, riuscendo in particolare sempre a collocare un'opera d'arte in questi lavori eh, di arredamento. E quindi... Passano gli anni, saltiamo alla fine degli anni 50 e mio padre non è molto convinto di quello che sta facendo, non, non, non è proprio il mestiere. E me lo diceva anche a me, a mia sorella, eh, ci raccontava questa, questa cosa, diceva io sapevo che cosa volevo fare, ma questo qualcosa non aveva un nome. È come uscire da, da, da questo questa nuvoletta un po', no? che non si... ma chi sono, qual è il mio vero mestiere, eccetera. E l'unico in Italia che potesse illuminarlo era Bruno Munari, che è quello più anziano di fianco a mio padre. Bruno Munari era l'indiscusso eh, artista, progettista, che già importò, portava a Milano, in Italia, il concetto di designer, di eh, grafico e quindi mio padre sapeva, era in contatto insomma decide che deve incontrare Munari perché solo Munari forse gli può spiegare cos'è questo mestiere no? e quale sarà il suo futuro eh, non sappiamo esattamente come sia avvenuto questo contatto ma un po' parlando con mia madre che è qui che salutiamo memoria storica della famiglia un applauso perché 50, mezzo secolo Mezzo secolo e più di vita con un artista, come dire, eh? non è come la napoleonica. Uh, non facciamo torniamo a noi. Allora, abbiamo fatto delle ricostruzioni delle ipotesi e eh, noi, eh, questo insomma, noi ce lo siamo immaginati così. Centralino? Sì. Un numero di Milano, grazie. Munari Bruno, via della Moscova. Sì, grazie. Me lo passa? Pronto? Signor Munari? Bruno Munari? Sono Eron, Mario De Donà. La chiamo da Belluno. Progetto arredamenti, ma non è quello che voglio fare. Io, io lo so quello che voglio fare, ma non so come si chiama questo che voglio fare. Forse lei me lo saprà spiegare. Sì, vorrei incontrarla. Sì, ah, eh, già la prossima settimana. Eh, sì, sì, certo. Eh, grazie. Eh, non, stupitevi, non stupitevi se eh, mio padre si stupisce. Però è quasi ovvio, come ha scritto il nostro Eric Balzaretti, eh, che è il nostro critico, il nostro curatore del Fondo E Ronda: eh, Altri uomini, altri tempi. Bene, mio padre fa le valigie, la valigia suppongo, perché. Eh, va a Milano e incontra Bruno Munari e inizia una frequentazione. Il mio padre torna spesso a Milano nello studio di Bruno Munari. Bruno Munari, ovviamente, hanno dei dialoghi di cui noi non sappiamo nulla, sono cose anche un po' no, tra artisti. Noi sospettiamo che si, si, si capisca con dei disegnini, no? con, con le parole come noi, ma insomma sono fantasie. Eh, sicuro è che Munari lo introduce in qualche modo nel, eh, nel mondo della grafica e a un certo punto c'è un'idea, no? gli propone di, di organizzargli una mostra che portasse un po' di suoi lavori eh, in una galleria piccola ma molto prestigiosa dove eh, esponevano già altri designer giovani che sono oggi i grandi nomi, eh, all'epoca erano dei giovanotti eh, quarantenni an anche meno. E quindi infatti un giorno, a Belluno, mio padre, riceve questa lettera. Caro Eronda, i tuoi nuovi lavori che mi erano piaciuti sono piaciuti anche ad altri. E allora si farà la mostra di cui abbiamo parlato, sarà alla Galleria Monte Napoleone in centro a Milano. Ti mando una presentazione che spero ti piaccia. Una volta l'arte era un mestiere, un mestiere fatto a regola d'arte. Vicino al negozio del sarto, del fornaio, del maniscalco c'era anche la bottega del pittore. La gente si serviva della sua arte normalmente e il pittore aveva contatti reali col suo pubblico. Una figura nuova di artista oggi sta riprendendo i contatti col pubblico. È il graphic designer, è un artista che aiuta il prossimo alla bellezza. Un mondo senza di loro è un mondo triste e brutto, dove soltanto alcuni raffinati possono godere i piaceri dell'arte purissima e il pubblico è abbandonato al suo triste destino. È con piacere che presento questa mostra di Eronda e sono contento che finalmente nelle gallerie d'arte si cominci a fare mostre di questo genere. Se vedremo, ciao Munari. Quello che conta è che, niente, poi a questo punto questa mostra si fa, si fa nel dicembre del 1960 e abbiamo dei ritagli stampa, de delle note. Ha avuto un suo successo, quindi eh, mio padre è stato conosciuto eh, da altri che diventeranno suoi importanti colleghi. Però, 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 mio padre non è convinto. Milano non, è, non fa per lui. La competizione eh, è molto forte, l'ambiente... Eh, competitivo e insomma poi gli manca un po' le sue montagne quindi eh, niente ad un certo punto ringrazia prende su e torna a casa e decide di stabilirsi definitivamente con il suo studio professionale a Belluno ma cambia mestiere nel 1963 ora la mostra del 60, le opere che tra breve eh, avrete, potrete vedere sono stimate nel 1961, ma nel 63 mio padre organizza una mostra delle sue nuove opere a Belluno e la chiama E Ronda Grafico. Di nuovo cito il nostro Balzaretti, che è quello che studia Le, 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 le Ronda, eh, è un titolo programmatico. Signori buongiorno, sono ancora qui, ma cambio mestiere, mi occupo non più di arredamento, ma costruirò i vostri marchi di impresa, i vostri marchi commerciali, le vostre carte da lettere, i cataloghi e quant'altro sia nel lavoro della grafica e del design. Però mantieni i rapporti con Milano, non è che puoi proprio buttar via tutto nasce l'IAP, che è la prima associazione di categoria dei grafici, dei design, dei pubblicitari. E lui si iscrive subito. E però questo Sassolino, sapete, lui aveva un carattere un po' così, e un giorno decide di eh, mandare una sorta di saluto ai suoi colleghi e scrive una, una lettera nel suo stile, che verrà pubblicata nella rivista dell'AIAP che si chiamava Polietro ed è questa. Anch'io sono AIAP, sono un artista e grafico pubblicitario, comunque preferisco la qualifica di grafico. Un grafico che non lavora a Milano, no, io sto in provincia, in un posto salubre e tranquillo. Non è un segreto professionale, voglio dire, Belluno c'è su ogni carta geografica. E sulle automobili c'è BL, che non è Bologna e non è Bolzano. Che ci fa belluno un grafico? Cosa fa? Come vive uno tagliato fuori mentre i grafici svizzeri e nazionali stanno tutti a Milano. Lavoro! Mi do da fare. Io non so come sia a Milano, ma so di qua. Un giorno uno va in tipografia e dice. Vorrei una carta da lettere, ma che sia bella, originale, diversa dalle solite, una cosa semplice che a guardarla subito deve colpire, senza essere troppo appariscente e fine. Mi raccomando che sia fine, con caratteri moderni ma classici. E la carta, anche la carta deve essere fine, eccetera. Il tipografo può essere di tipo A e allora dice, va bene. Ho capito benissimo, stia tranquillo, ci penso io, conosco il mio mestiere, lascia fare a me, che sono 30 anni che... Oppure il tipografo può essere di tipo B, un tipo intelligente, anche simpatico. E allora dice, no, mi dispiace, io posso curare il lavoro, la carta, la stampa, tutto quello che vuole, ma qui ci vorrebbe un progetto, come per fare una casa. Un mobile. Va bene un buon costruttore, ma è importante. Ma prima ci vuole il progetto. Sul progetto si vede prima come viene. Si può discutere e sentire un parere. Un grafico. Ecco come va a Belluno. E a Milano, invece? In principio è sempre difficile convincere la gente a farsi fare un progetto, anche perché capita che il progetto costi più della stampa. Dicono. Ma come 50.000 per carta e busta che un mille copie stampate fanno sì e no, 10.000 in tutto? Per non parlare del marchio. Dicono, un marchietto, quattro segni, lei che c'è la mano e fa presto, eh? mi basta una cosa semplice, ma bella e originale, una cosetta che colpisca senza esagerare e mi raccomando che sia fine, elegante, eccetera. Quanto? Eh, scusi, la sua ditta è piccola o media? No, internazionale non può essere, qui non ci sono. Diciamo grandina, grandetta, insomma, grande abbastanza, non per vanto, ma ho affari con l'estero. Anche San Marino sa, vediamo la tariffa. Marchio, diciamo media. Oh, no, 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 piccola! Piccolissima, eh, sa, la mia in fondo è una cosetta. Cosa vuole che sia? Mica siamo a Milano. E a Milano? Com'è a Milano? Belluno. Non esageriamo. Intanto il luogo è salubre. E tranquillo. E poi l'ho detto che mi diverto a fare il grafico. Apposta non sono andato a lavorare al catasto. Mi contento. Sono contento di fare il mestiere di grafico. Così è da queste parti. E a Milano come va? Siete contenti? E' ronda. Ecco, con questa ironia ci sono, scusatemi, molti passaggi che eh, per i non professionisti magari sfuggono sui costi della stampa. Eh, ma quello che voleva significare mio padre era che, insomma, anche voi a Milano non state a tirarvela tanto. La fatica è uguale per tutti questo ultimo mh, scritto, come vi ho già detto, allora sancisce la sua decisione di rimanere a Belluno, eh, dove inizia una carriera che sarà eh, lunghissima, ricca di successi, con produzioni di vario tipo, eh, però questa è un'altra storia e ve la racconto un'altra volta. Grazie. Lorenzo Zuffi Nei panni di eronda, Schierati i bravissimi giovani, l'ensemble... Rafani dusantes Facciamo un brindisi simbolico allora, che dite? Simbolico. Prima di passare. Simbolico nel senso che non possiamo finire da bere per queste regole. E quindi, signori, idealmente leviamo i calici e brindiamo. Grazie anche da parte mia e siccome c'è un nastro steso che aspetta di essere tagliato per eh, aprire ufficialmente la mostra, invito la, la nostra amica Alessandra eh, Richetti in, eh, in veste di presidente della circoscrizione Sesta. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenute a Fondo e Ronda. E per citare la frase così. Eh, prima letta dal nostro bravo Zuffi, eh, dobbiamo rifarne di queste esperienze, dobbiamo rifare di queste mostre, dobbiamo impegnarci a farlo costantemente perché Trieste se lo merita anche. Quindi dobbiamo dare una svolta alla cultura, ecco, quindi ci impegniamo in questo. Thank you